un secondo ancora. Caring for the live streaming. Mi dà l'ok, un secondo. Siamo al 50%. Ok. Quando lo vedo in Facebook, puoi andare. Ok. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata mondiale delle PMI, una tematica che sta particolarmente a cuore all'amministrazione comunale di Osimo, che ha aderito per il secondo anno consecutivo a questa giornata. E quest'anno siamo particolarmente lieti ed onorati di avere anche ottenuto e ricevuto il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche, che qui partecipa con l'autorevole presenza del suo presidente Gino Sabatini, a cui rivolgo il benvenuto e un particolare ringraziamento per questa davvero disponibilità. È una giornata così significativa, presidente, per noi. Ad accompagnarci nei saluti istituzionali l'assessore Michela Glorio, che ringrazio per dare il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale a tutti i nostri autorevoli ospiti. Introduco brevemente ciascuno di loro, dopo i saluti avremo anche una testimonianza imprenditoriale importante di Davide Clementoni, presidente di Italian Artisan, che abbiamo scelto in quanto marchigiano di eccellenza, con esperienza internazionale e che rappresenta anche un settore particolarmente significativo e identificativo delle marche, qual è il settore moda, e la connessione con il digitale, avendo creato una community digitale manifatturiera che riduce le distanze tra piccoli imprenditori e produttori di brand fashion, che poi Davide spiegherà molto meglio di me nel dettaglio. Siamo in attesa di ricevere poi un personaggio importantissimo, quale Gianluca Dettori, presidente di WC Hub Italia, è un pioniere di internet in Italia, Gianluca, e presidente dell'associazione che rappresenta i venture capital italiani, una persona assolutamente di eccellenza che potrà darci il suo punto di vista su come anche il sistema imprenditoriale non solo marchigiano, che è il simbolo dell'Italia nella sua piccola media impresa, ma anche italiano, possa uscire dalla crisi, però con la necessità di avere capitale finanziario importante da investire. Ad accompagnare poi la riflessione anche Claude Di Rumpanze, che ha un'esperienza importante in the Zip Company e nel sistema manifatturiero marchigiano, e con l'astrofisica Francesca Faedi, che tengo a ringraziare sentitamente perché le competenze manageriali di Claude e della scienza di Francesca sono due componenti trasversali che il Comune di Osimo, attraverso il progetto Osimo Lab, mette sempre in evidenza quali appunto competenze trasversali anche al raggiungimento di questi 17 obiettivi ONU che vedete alle mie spalle e che sono oggetto un po' della giornata mondiale tematica di oggi, che è sempre una giornata istituita dall'ONU. Ecco. Quindi questa è una brevissima panoramica, poi ritorneremo sui numeri, sui dati economici e passerei subito il saluto, la parola all'assessore Michela Glorio per un saluto. A te, assessore, grazie. Eh sì, buongiorno a tutti. Un ringraziamento speciale alla consigliera Frida Paolella che in questi 2 anni di mandato ha organizzato eventi sempre di alta qualità e si è impegnata molto su tutte quelle che sono le tematiche concernenti le piccole e medie imprese, le attività imprenditoriali e le start-up. Quindi davvero grazie Frida e un saluto e un ringraziamento a tutti i relatori presenti per aver aderito e aver dato la disponibilità a partecipare a questa iniziativa. Io vi porto i saluti del sindaco Simone Pugnaloni che, come sapete, da qualche giorno stiamo ripartendo con tutte le attività e con tutte le iniziative e quindi si trova al momento impegnato in un'altra iniziativa parallela. Anch'io purtroppo potrò restare circa 40 minuti perché poi dovrò presenziare ad un'altra iniziativa, quindi ascolterò con molto piacere i primi interventi, poi purtroppo dovrò vedermi la restante parte questa sera da casa. Grazie veramente a tutti, vi auguro una buona presentazione e vi faccio ancora, insomma, gli auguri di buon svolgimento. No, grazie Assessore, grazie a te, che faccio notare non ha neanche inserito il nome nella locandina proprio perché aveva poco tempo per l'evento e invece io la ringrazio appunto per esserci lo stesso. Grazie per il rispetto dei nostri ospiti e relatori intervenuti. Quindi, Presidente Gino Sabatini, a lei la parola, che istituzionalmente rappresenta proprio il massimo che potevamo avere oggi in una regione che è il 94% della microimpresa.
quindi a lei tutte le considerazioni di questa economia, di come potremmo farla ripartire. Quali sono, secondo lei, gli interventi necessari di fronte a un quadro della piccola e media impresa marchigiano per uscire un pochino da questa crisi, non solo economica ma anche pandemica, a cui aggiungiamo la crisi di Banca Marche e il terremoto che ha colpito le Marche nel 2016-2017. Come facciamo, Presidente? Allora, primo punto, un saluto a te, Frida. Complimenti. Grazie. E mi associo all'assessore Glorio, a Michela. Un saluto anche a Pugnaloni, al sindaco, per le attività che suo Ossimo sta portando avanti. Grazie Frida, perché come Camera di Commercio, quando ci hai contattato con queste idee che avevi, ma io e te ci conosciamo, senza che lo nascondiamo, ma ci conosciamo da parecchi anni, so le tue visioni, diciamo, prospettiche sul nostro futuro sostenibile e sul lavoro che tu hai fatto con la Camera di Commercio di Ancona, quando eri Camera di Commercio di Ancona, e oggi con la Regione sulla sostenibilità. Parlando della giornata di oggi, un saluto lo voglio fare a tutti gli altri relatori, da David Clementoni. Frida mi ha raccontato la tua storia, complimenti. E complimenti veramente per quello che stai portando avanti, e rappresentando anch'io una parte dell'artigianato regionale con la mia associazione, che non è corretto nominarla qui per però diciamo che la tua idea di creare un hub di Italian Artisan è interessante. A Claude complimenti, perché Frida mi ha raccontato il tuo approccio sull'internazionalizzazione. Quando ero presidente della Camera di Commercio di Ascoli abbiamo lavorato molto con l'Africa, Camerun, Senegal, Marocco, Tunisia, Costa d'Avorio, Togo, e abbiamo fatto dei bei lavori, e penso che le esperienze che state mettendo in campo possono essere utili. Con Francesca Faedi, complimenti. Potrebbe essere interessante pensare nelle Marche ad avere un polo aerospaziale. Può sembrare una follia quella che sto dicendo, però no, noi abbiamo delle aziende che lavorano in questo mondo, magari sono conosciute sui territori di appartenenza, io parlo dell'Ascolano, noi ci abbiamo la maglia, però in altri territori ci sono dei ragazzi che si sono laureati in aerospaziale, lavorano con aziende di tutto rispetto, e perché nelle Marche non iniziare un progetto nuovo su questa tematica? Ritornando a noi, il patrimonio mondiale, ovvero le Marche manufatturiere, strade per un nuovo rinascimento industriale sostenibile. La parola rinascimento è una delle parole che sto usando più in quest'ultimo periodo, perché penso e ho la speranza concreta che già da qualche mese sia maturata la convinzione che nelle Marche abbiamo bisogno di cambiare. La grande recessione che noi stiamo vivendo, Frida ce lo diceva poc'anzi, dal 2008 al 2013 con la crisi della Banca delle Marche, il terremoto 2016-17, sono stati affrontati con un'enorme resilienza e pazienza da quei territori, da quelle imprese, da quegli enti locali dove purtroppo si sono perpetuate più forte. La pandemia ha colpito tutti, e ci consegna una regione che non può più fondare la sua ripresa solo sulla resilienza. È necessario un profondo cambiamento, perché intorno a noi, e lo state vedendo tutti voi, anche voi che i nostri relatori che vivono fuori dal territorio marchigiano, tutto intorno a noi è cambiato. Se voi chiudete gli occhi, pensate a quella sera quando Conte dichiarò il lockdown generale su tutta l'Italia, e riflettete oggi, quanto tempo è passato? Mentalmente pensate 10 anni, o giù di lì 7, 8 anni, 5 anni, in realtà è passato un anno. Eppure sembra che il tempo sia enormemente più lungo. Siamo cambiati, penso io, prima di tutto noi come cittadini, le nostre comunità,
sono cambiati i nostri valori di riferimento, si sono modificate le nostre esigenze, c'è un'attenzione verso temi che fino a qualche mese fa sembravano non importanti. Ecco perché tutte le icone che c'è dietro le spalle Frida diventano importantissime, perché oggi si è riscoperto il valore di tutti i loghi che tu hai dietro le tue spalle. È cambiato il mercato, intanto perché il mercato lo fanno i cittadini con le nuove esigenze, poi perché la pandemia è stata profondamente selettiva nel suo diffondersi. Alcuni settori sono stati drammaticamente colpiti da questa pandemia, altri invece hanno avuto un benefit ben superiore alle aspettative. Ha colpito in Italia soprattutto per le famiglie monoreddito e quelle precarie. Ha colpito nel mondo alcuni paesi più che altri, si pensa ad esempio alla Cina, dove tutto nacque, che oggi è un mercato che è già ripartito. Pensiamo al Brasile, all'Argentina, alla stessa India, con le difficoltà che ci sono. Bene, come presidente della Camera di Commercio incontro da mesi imprenditori, commercianti, artigiani, operatori del turismo. Ho trovato in loro tanta rabbia, ma anche una certa propensione al cambiamento e una concreta volontà di trasformazione di moltissime piccole imprese, togliendo il freno rispetto a quella diffidenza che avevamo verso l'innovazione. È un salto di qualità che non era scontato e mi auguro che il lavoro che abbiamo fatto come ente camerale regionale in questi lunghi mesi di pandemia, fatto di messa a terra di risorse per gestione quantomeno delle urgenze, e anche il lavoro culturale attraverso decine e decine di webinar, spesso insieme alle nostre università, abbia contribuito a favorire questo passo e questo cambiamento. Come dicevo, rinascimento, questo è il nostro rinascimento, incamminarsi su un percorso di trasformazione guardando innanzitutto con positività la contaminazione tra imprese, ma anche per esempio con il mondo della scuola e delle università questa contaminazione deve essere inglobata. Io parlerei di un itinerario di condivisione di idee e di progetti. Come volano di crescita e quale passaggio imprescindibile in un momento di totale stravolgimenti sia economici sia sociali come quello attuale che stiamo vivendo. Poi qui, ne hai parlato anche tu, avremo il dottor Dettori, perciò aggiungo il tema delle risorse, perché non è secondario a questo processo di cambiamento. Ci sono e ci saranno i soldi del Piano Nazionale di Resilienza, i fondi della prossima programmazione europea 21-27, ma anche quelli che arriveranno dal CIS, il contratto istituzionale di sviluppo delle aree del cratere, senza contare i benefici che sarà prodotto da ZES, che la ministra Carfagna ultimamente in una visita nelle Marche ha detto di voler iniziare a lavorare su questo tema. E permettetemi, l'ho detto in un altro evento, magari si è capito male, avremo una valanga di soldi che arriveranno sul nostro territorio. Dovremo essere bravi a avere delle enormi idee progettuali di sviluppo future che cambiano, diciamo, dei paradigmi che le Marche avevano prima con dei paradigmi nuovi di questo millennio post pandemia. Ebbene, da un lato le Marche, regione, comuni, imprenditori, dovranno essere bravi, secondo me, a presentare progetti di altissima qualità, che sappiano essere il booster del cambiamento. Dall'altro, le risorse devono arrivare in maniera tempestiva, e qui il tempo purtroppo è importante, senza inutili fronzoli burocratici. Qui ho un timore enorme, tu, Frida, che lavori nella pubblica amministrazione, sai bene la burocrazia e i danni che può fare. Se si vuole che siano efficaci per agganciare una ripresa sostenibile, equilibrata e inclusiva. Inclusiva per me significa anche prendere atto che il modello economico marchigiano, caratterizzato da una decisa impronta industriale a manifatturiera, non può essere quello che ha fatto grande le nostre imprese fino agli anni Ottanta. E qui mi piace ricordare il concetto espresso dal rettore della Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori. Il modello o grandi o piccoli, la grande divisione tra questi due mondi, grandi e piccoli, oggi non esiste più.
Il Covid ci mette di fronte a un modello inclusivo che con il magnifico rettore Gregori abbiamo sviscerato con le quattro università e la Camera di Commercio nell'evento di febbraio, ovvero in un nuovo paradigma che si chiama EE, dove grandi e piccoli sono capaci di stare dentro lo stesso ecosistema, che non è soltanto produttivo ma diventa anche sociale. E a questo punto avremo un altro paradigma di una politica verticale, ma non solo verticale, anche circolare, perché molti settori sono interconnessi tra loro. Industria, agricoltura, commercio, artigianato, sono settori che si intersecano tra loro, perciò tra una politica verticale e una politica circolare. Ecco perché sono convinto che dobbiamo iniziare a ragionare e muoverci come comunità e con la circolarità, come insieme, quello che non abbiamo fatto fino ad oggi. Siamo le Marche, una regione che si declina al plurale, ma non possiamo più permetterci il lusso di andare ognuno per conto proprio, non possiamo isolarci né tra di noi né con il resto del mondo. Il territorio e le nostre imprese, secondo me, sono la base per la ripartenza e nei prossimi mesi avremo il compito di continuare a raccontare e promuovere nei nostri territori e al mondo il nostro valore. Abbiamo il dovere di raccontare le filiere e le vocazioni di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro Urbino, per mettere nel radar le tante città dell'impresa, della manifattura, ma anche dell'artigianato, del commercio, del turismo, che costituiscono una filiera completa, una filiera unica in Italia e ai vertici europei, nelle storiche vocazioni agroalimentari, calzaturieri, mobilieri, dei macchinari e della meccanica di precisione, di un'offerta turistica che non ha uguali nel mondo e di un artigianato di altissima qualità del bello e del ben fatto. Tutto questo è il rinascimento delle Marche. Comporta anche la nascita di nuove figure professionali, di nuovi posti di lavoro che richiederanno l'acquisizione di nuove competenze come la conoscenza delle lingue straniere, la capacità di narrare le storie, le tradizioni locali, attraverso dei nuovi storytelling, il conoscere nuove dinamiche e trend del mercato globale. Abbiamo sul territorio straordinari imprenditori, straordinarie scuole tecniche e professionali di ottimo livello, un sistema universitario di spessore internazionale che sta collaborando insieme. Abbiamo degli ITS che debbono essere un valore aggiunto, lo stesso Draghi lo ha detto nel suo discorso iniziale. Oltre a questo, noi dobbiamo avere, diciamo, uno spessore più internazionale nei nostri ragionamenti, un terreno fertile per attrarre giovani, impedendo che vadano a trovare occupazione altrove, e questa è una sfida, ancora una volta, che deve interessare tutti noi e deve vedere tutti noi coinvolti. Voglio ricordare, senza togliere alla nostra amica la dottoressa Faedi, con il magnifico rettore Gregori, Campus World, un progetto che dal 2005 ha portato oltre 1.500 ragazzi in giro nel mondo, in tutto il mondo, dall'A alla Z, con progetti di 6 mesi con collaborazione con le aziende su quel territorio. Il 75% di quei ragazzi sono rientrati nel nostro sistema marchigiano, gli altri sono rimasti all'estero, ma diventano delle antenne per il nostro territorio. E allora su quell'idea di condivisione globale che noi dovremmo incominciare a ragionare. Competenze, sostenibilità ambientale, economica, sociale, che stanno insieme con il digitale. Sul digitale tanto dovremo fare. Stiamo realizzando tanto sul digitale, siamo stati costretti con questa pandemia. Però se ancora abbiamo dei problemi, il famoso cellulare, eccolo qui, la famosa tacca, che in alcune parti non prende neanche di una tacca, e ancora qui abbiamo delle arretratezze. Perciò le infrastrutture immateriali, se vogliamo parlare digitale, il sistema universitario, il sistema scolastico, gli ITS sono pronti a collaborare con le imprese, però altrettanto la parte politica dovremmo essere noi bravi come filiera istituzionale, ricordo le parole
del presidente Acquaroli, che condivido pietamente, la filiera istituzionale deve incominciare a ragionare insieme per avere quello che dicevi tu nella locandina, Frida, ovvero un patrimonio mondiale che sono le nostre marche manifatturiere. Ma io non parlerei solamente di manifattura, perché altrimenti molte volte gli altri del turismo e del commercio o dell'agricoltura si sentono figli di un dio minore. Le Marche devono essere veramente una nuova regione dove le competenze, la sostenibilità, la nostra economia devono essere avanti a tutti. Oggi finalmente siamo consapevoli che il destino è nelle nostre mani, penso, e potrà vederci protagonisti e artefici di una crescita e successi solo se sapremo dimostrare di avere sviluppato insieme, tutti insieme, delle forti radici, quella della concretezza che ci permetterà di dire tutto non sarà più come prima, ma insieme potremo conquistare veramente un nuovo rinascimento per le Marche. Qui vedo tanti giovani e sono felicissimo, Frida, perché da loro partirà il nostro rinascimento. Noi, come istituzioni, e mi accengo a chiudere, partecipiamo a questa filiera istituzionale che il presidente Acquaroli ha voluto mettere in campo. Non è di poco conto. Qui non parliamo più, anche il Covid ha abbattuto, se voi ci fate caso, le barriere politiche. Qui non si parla più di un colore o di un'altra. La persona fa la differenza. I nostri giovani vogliono pragmaticità e vogliono avere delle prospettive reali future. E questo lo possiamo fare quando la filiera istituzionale insieme può iniziare a collaborare. Lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto capire la valenza di una Camera di Commercio come questa. Abbiamo fatto capire che nel post-Covid noi già abbiamo nei primi 3 mesi un più 3,3 per quanto riguarda gli scambi commerciali con l'estero. Però alcuni settori su questi sono enormemente colpiti, come quelli della moda, dove secondo me l'artigianato ha un peso importante all'interno del suo settore. Anche l'artigianato però deve essere cambiato, anche a livello europeo. Noi avevamo lo Small Business Act. Oggi dovremo cambiare modello. Dovremo cambiare modello perché il nostro artigianato non è uguale all'artigianato, all'idea di artigianato della Repubblica Tedesca o di quella francese. Il nostro artigianato è fatto da piccole e microimprese, ma nelle piccole imprese rientrano anche quelle imprese, diciamo, del calzaturiero, che hanno bilanci di 7-8 milioni di euro con 16 dipendenti o 20 dipendenti, e sono imprese artigiane. Non significa che non lavorino in un sistema industriale, per carità, ma il nostro modello produttivo è quello. E allora dovremo essere molto bravi che il modello dell'artigianato sia un modello artigianato, anche lui deve prendere questo nuovo rinascimento, ovvero formarsi in rete di impresa, in filiera, creare delle filiere circolari dove magari più settori possono collaborare in una prospettiva di futuro. E a questo mancano, oltre a tutti i finanziamenti che arriveranno, anche dei business angel, e dovremo essere bravi a trovarle. Ne abbiamo alcuni nel nostro territorio, noi stiamo collaborando con la Fondazione Marche, con il dottor Pesaresi su alcuni progetti, e sono importanti, ma dovremo trovare tutte quelle sintesi che ci danno la possibilità che veramente le Marche diventino quella meravigliosa regione che negli anni passati era studiata da parecchi economisti come la regione più manifatturiera d'Europa e con un valore di know-how aggiunto elevatissimo. Beh, questo era composto dai nostri capostipiti, i capitani di industria che hanno creato le meravigliose nostre aziende, da Merloni, da Guzzini, da Clementoni, da tutti gli altri, da Della Valle, ne metterei tanti dentro che ci vorrebbero veramente un'altra ora per dirli tutti. Però a questi erano agganciate delle filiere del sistema dell'artigianato importante che erano un valore aggiunto per le loro idee, e abbiamo fatto il ban delle Marche. Dovremmo ritornare su questo livello qui di ragionamento insieme condiviso, ovvero un itinerario di condivisione per far sì che questo rinascimento sia veramente illuminante per le Marche. Grazie a tutti voi e grazie Frida.
Grazie, grazie Presidente per questo tuo intervento. Prima di passare la parola a Davide, do il benvenuto a Gianluca Dettori. Grazie, grazie Gianluca, un autentico pioniere di Internet in Italia e del Venture Capital. Ci siamo davvero onorati, Gianluca, che tra i tuoi impegni sei riuscito a dedicarci questa tua disponibilità in una giornata particolarmente significativa per le Marche, appunto la giornata mondiale delle PMI che contraddistingue la nostra economia. Grazie, grazie e benvenuto. David, a te la parola per illustrarci la tua bellissima esperienza di una community manifatturiera creata dal digitale. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui e soprattutto in questo panel, molto piacere. Sono marchigiano, ho iniziato appunto dalle Marche, dove, come è stato detto, pieno di aziende manifatturiere, pieno di business familiari, e l'idea appunto è stata qualche anno fa di creare una famiglia di business familiari, quindi piccole e medie imprese che potessero collaborare insieme all'interno dello stesso cappello virtuale e quindi apportare valore aggiunto all'estero e quindi affacciarsi ai mercati internazionali con la forza dei tanti. Oggi cosa facciamo? Aiutiamo brand internazionali a entrare in contatto con produttori italiani, manifatturieri di scarpe, borse, accessori, abbigliamento del mondo del fashion e produrre in Italia in maniera semplificata. Semplificata con più di 500 aziende oggi manifatturiere che compongono il nostro network, abbiamo portato più di 3.500 brand a entrare in contatto con aziende italiane. Parlato di business familiari e di famiglia di business familiari, ma effettivamente mi piace sempre sottolineare il fattore che nelle Marche ci sono delle filiere familiari. Cioè non è tanto l'azienda quanto tutta la filiera che devono lavorare in sinergia, appunto come diceva il Presidente. E questa sinergia effettivamente è stata la difficoltà enorme che abbiamo dovuto trovare, non solo guardando azienda nel suo singolo, ma comprendendo tutti i meccanismi che l'azienda si portasse dietro. Quindi sia a livello di ricerca e sviluppo, sia a livello di collaborazione in tutte le altre attività della filiera. Questo però all'interno di questi anni ci ha portato a conoscere sempre di più quale potesse essere un modello da trasformare anche in digitale, quindi, ma che all'inizio dovevamo comprendere in analogico. E abbiamo lavorato molto in maniera, si dice nel mondo delle startup, concierge, quindi come proprio un concierge che accompagna l'utente e comprende tutte le caratteristiche e le problematiche dell'utente. Claude ne avrà visti sicuramente tantissime di queste problematiche a livello di concierge. Quello che abbiamo fatto appunto è mettere online / digitalizzare quell'attività appunto di concierge. Vado nel concreto, oggi alcune di queste attività hanno portato ad abbattere tantissimo i tempi di negoziazione, di entrata in contatto quindi tra un cliente internazionale e aziende italiane. Abbiamo abbattuto i tempi da quelle che erano le 8 fino a 18, 24 settimane di conoscenza prima di fare business tra le due parti, a 4 ore la settimana scorsa. Avevamo un record precedente di 6 ore, settimana scorsa abbiamo chiuso dal primo contatto alla negoziazione e quindi al pagamento di un brand internazionale per produrre in Italia. Oltre a questo, l'impatto appunto è molto forte non solo da un punto di vista digitale, ma dal punto di vista anche di nuovo mindset delle aziende che collaborano insieme virtualmente. Quindi riusciamo a mettere in contatto aziende che sono specializzate verticalmente nel loro settore. Conosciamo benissimo la scarpa nelle Marche e conosciamo quanto sia dettagliata la produzione della scarpa, no? Quindi che vada dalla scarpa classica, quella casual, uomo-donna, fino ad arrivare poi alla lavorazione magari del tacco. Tutte queste caratteristiche sono caratteristiche che hanno fatto la storia della tradizione manifatturiera di molte di queste aziende che appunto si sono specializzate anche in altri settori a volte. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello invece di mantenere quella specializzazione in maniera verticale per portare quell'eccellenza di anni del saper fare. E questo ha portato, prendo una case history appunto marchigiana, azienda di 5 persone, business familiare, senza un sito, che mentre prima vendeva in Italia e in Svizzera perché ci andava con la famosissima Campionario in macchina, e si capivano perché non parlavano molto bene in inglese, oggi abbiamo aperto 4 nuovi mercati, Nord America, Centro America, Emirati Arabi e Norvegia. Ha fatturato ad aprile, in meno di un anno con noi, 200.000 euro grazie a noi. E effettivamente la cosa più bella è stata il cambio di mindset di questa azienda. Ovvero Fabiola ha cambiato proprio il suo status nell'approcciare un cliente internazionale. Ma perché? Perché all'inizio era anche frenata da un fattore di
linguaggio sicuramente, quindi la lingua era una delle barriere. L'altro era anche il vedere il cliente come un cliente che diceva sempre cosa lei dovesse fare. Avesse sempre pronto tutto il programma produttivo che lei dovesse seguire. Ed era un po' anche il mindset che i capi filiera, che conosciamo benissimo, davano a queste micro e piccole imprese. Il cambio di mindset qual è stato? È stato proprio del oggi è imprenditrice, nella sua azienda, entrando in contatto con nuovi brand, magari emergenti o meno, quindi non parliamo solo di startup, piccoli brand, ma parliamo anche di brand che cominciano a fare la loro crescita e quindi portano dei fatturati all'interno di queste aziende. Ma soprattutto sono brand che portano margine e che valorizzano la loro flessibilità e qualità manifatturiera e la pagano bene. Quindi lascio sul tavolo questo pensiero, no? Dei big, small, che possono ormai lavorare sullo stesso livello, mi è piaciuto tantissimo come dal OO al EE come approccio. Allo stesso tempo è il pensiero anche di questo, si è parlato di nuovo paradigma, ma secondo me è solo un riscoprire da dove sono partite le radici e le tradizioni di queste aziende. Ovvero aziende che lavorano in maniera tradizionale, ma sì, familiare, ma il rapporto tra le aziende dello stesso settore, della stessa filiera, era molto familiare e lo è tutt'oggi. Ci sono attività che sono poco strutturate la maggior parte delle volte e quando vengono strutturate dai capi filiera, che sono la maggior parte delle volte quelli che portano a casa i bandi e i finanziamenti in maniera strutturata. La maggior parte delle volte questi capi filiera hanno portato anche valore aggiunto a queste aziende. Oggi alcune di queste aziende dicono no a molti grandi brand. Ma perché? Perché semplicemente hanno scelto da aprire un negozio, un loro outlet, aprire un loro brand, produrre diverse tipologie di prodotti, vogliono fare quello che gli piace fare e che hanno fatto la terza, seconda, prima generazione, forse anche 200 anni fa. Questo secondo me è il vero cambio di paradigma che abbiamo notato noi all'interno della community, ovvero quello di riconnettersi alle tradizioni delle proprie aziende manifatturiere, perché è quello che vengono a cercare in Italia, e in quelle radici ci sono i territori, e in quei territori ci sono anche altre aziende che collaborano insieme in direzione di quel nuovo futuro. E qui tocchiamo tutti quanti gli hashtag del momento. Etico, perché si collabora tra persone, umani, in un'economia molto etica. Sostenibile, perché la maggior parte di queste aziende lavorano su delle filiere a chilometri zero, a volte anche a metri. E inclusivo, quindi c'è una fortissima inclusività da un punto di vista di con chi lavoriamo, come lavoriamo. Noi quello che abbiamo fatto grazie alla piattaforma è stato non solo creare un contatto all'inizio virtuale, ma di riuscire a comprendere quali potessero essere tutti i processi per, una volta si chiamava la gestione della vendita, no? Quindi il accompagnare quel cliente a rendersi di valore per quell'azienda. Abbiamo trasformato il modello del andiamo a trovare le aziende per capire se sono partner produttivi per noi, quindi venivano nelle Marche, conosciamo le infrastrutture, andavano a cercare l'azienda, conosciamo che non hanno segnaletiche a volte o non hanno insegna fuori dall'azienda e poi magari non chiudevano il business. Quindi visitavano 5-6 aziende e non portavano a casa un risultato. Noi abbiamo trasformato questo meccanismo nel prima si crea business e poi si va a trovare l'azienda. Immaginate anche i tempi di un'azienda che accoglieva un brand in una giornata. Quindi tempi investiti nella conoscenza, nella presentazione delle proprie aziende rispetto nel fare business. Bellissima la parte relazionale, difficile la parte di business. Last but not least, vedo Gianluca dopo di me, è il fattore di attrazione di capitali. Aziende familiari che oggi nei loro meccanismi familiari e poco strutturati hanno difficoltà di attrazione capitali esteri. Io l'ho avuto da marchigiano come startup nelle Marche, sono andato a Milano, ho dovuto trovare un altro ecosistema. Immaginiamo proprio la piccola media impresa oggi che ha delle difficoltà di attrazione di capitali di realtà più strutturate che possono aiutare questo sviluppo. Ecco di nuovo che il nuovo paradigma secondo me è proprio il trovare quel modello nel piccolo che possa funzionare anche un'attrazione capitale appunto per un'evoluzione comune globale.
Grazie. Grazie Davide per questa tua testimonianza e hai dato un assist perfetto per introdurre Gianluca Dettori, che mi ripeto, per chi non era in ascolto pochi minuti fa, autentico pioniere in Italia di internet e del venture capitalist. Per capire chi è Gianluca bisognerebbe leggere questo libro, L'Italia nella rete, è straordinario le sue esperienze di contaminazione digitale, come lui le descrive nel primo capitolo, è assolutamente un protagonista della nostra economia, di tante contaminazioni di esperienze diverse, no? Dal digitale, dalla tua prima esperienza di adolescente in Silicon Valley, anche presso una casa di un ingegnere aerospaziale, che sia stato lì l'inizio, Gianluca, di questo poi percorso che ci riconduce al tema aerospaziale, che è stato prima detto anche dal presidente Gino Sabatini, dal presidente della Camera di Commercio delle Marche, come occasione di rilancio per le Marche. Ma a te la parola, sperando che gli spunti che hai ascoltato siano stati di interesse e anche come base per le tue riflessioni. Grazie Gianluca. Certo, grazie Frida e buongiorno a tutti. Sì, ma io volevo fare una considerazione più generale, che siamo in un mondo diverso. Io amo le Marche, mia moglie è marchigiana, la metà della mia famiglia è marchigiana. Papà di mia moglie ha studiato agli ITIS a Fermo e ha fatto una grandissima carriera come direttore di stabilimento in Brianza, ha inventato delle tecnologie. Capisco e conosco l'operosità, l'ingegno e l'intelligenza dei marchigiani. Il problema è che il mondo è cambiato e queste le cose a cui eravamo abituati ad attaccarci, diciamo come delle sicurezze, non sono più sicurezze. Quindi il problema vero è che bisogna immaginare delle ricette nuove. Recentemente ho partecipato a un convegno con un filosofo di cui ho grande stima, Maurizio Ferraris, che insegna filosofia teoretica a Torino, che faceva questa riflessione dicendo che se è vero che siamo nella società dell'informazione, che è vero, le fabbriche dell'economia sono le scuole e l'università, e sono le fabbriche della conoscenza che generano il lavoro, che generano l'impresa oggi. Bisogna puntare sui settori dove possiamo mettere a gioco quello che abbiamo da giocare, quindi sicuramente abbiamo da giocare la nostra bellezza, la nostra cultura millenaria, le Marche, appunto abbiamo citato il turismo, le montagne, le campagne, il mare, tutto, è tutto fantastico. Le Marche con la sua grande tradizione manifatturiera, ma io faccio una domanda invece, le Marche e l'high tech, perché ci sono ovviamente anche nelle Marche grandissimi esempi, come tutti ricordiamo sicuramente Loccioni, anche proprio per la visionarietà dell'azienda, no? Ecco, per affrontare per i nostri figli, per i nostri nipoti, per attrezzare le nuove generazioni alla competizione globale, cosa dobbiamo fare come sistemi? Oggi non esistono aziende, David Clementoni prima in qualche maniera ce lo ha testimoniato, ma anche la piccola azienda artigianale oggi, se nasce, nasce digitale, nasce pensando al mondo, nasce inventandosi dei modelli di business che appunto non sono più quelli del carrettino con cui si portavano le merci, no? Questa è una riflessione che la leadership si deve fare, che la regione deve fare, che i leader delle regioni e delle Marche devono fare seriamente questa riflessione, perché è una riflessione che vale ormai in tutto il mondo, no? Oggi non nascono nuove aziende se non hanno un forte imprinting tecnologico. Parlo di aziende, ripeto, come quelle di cui parlavamo, cioè delle grandi aziende che negli anni 60 hanno colto la capacità degli italiani e hanno costruito un intero settore manifatturiero. Oggi invece quelle imprese lì che nascevano negli anni 60, oggi invece nascono in campo spaziale, nel campo del software, nel campo del digitale, nel campo dei videogame, avete nelle Marche dei grandissimi esempi sull'animazione, i videogame. Sono queste le aziende di oggi, è qui che bisogna competere, quello lì è il terreno dove noi dobbiamo giocarcela, ripeto, salvo ovviamente continuare a valorizzare quello che abbiamo, la cultura, il cibo, il territorio, l'agricoltura, il turismo, va tutto bene. Ma non si può vivere solo di quello come economia. E questo è un po' quanto, devo dire, io da tanti anni che giro l'Italia a vedere ecosistemi dell'innovazione nei territori e nazionali, le Marche mi è sempre un po' mancata, ve lo devo confessare, nel senso, ma non perché non ho mai trovato nulla succedere di significativo su questo fronte qua. Nonostante appunto ci sia comunque un'accademia, ci sia un mondo industriale, ma a livello di diciamo startup veramente poco rispetto alla potenzialità di una regione come le Marche, ripeto, se stessimo parlando
di un'altra situazione, magari più complessa, ma non le Marche. Come dire, non è ipotizzabile, non saprei come. Quindi diciamo, io vi inviterei sinceramente a cercare di fare un po' il punto su questa cosa. Ci sono dei buoni esempi di policy, secondo me, in Italia. Noi abbiamo lavorato negli ultimi 4 anni con la Regione Lazio nell'ambito di una misura che la Regione Lazio ha fatto per le startup. È una misura che ha due caratteristiche. Una, che si chiama fare startup, mi pare, che fa è il classico fondo di investimenti a fallimento di mercato che fanno le regioni, no? Dove fondamentalmente, se una startup trova un investitore, matcha l'importo dell'investitore, per ogni euro un euro viene messo. Quindi dei fondi che aiutano un po' a far affluire un po' più soldi alle startup che in qualche maniera hanno avuto una selezione del mercato perché hanno attratto dei capitali privati. Ma la misura invece su cui noi siamo ingaggiati, che non è questa, è un'altra misura che invece sta, secondo me, darà dei grandissimi risultati, e incito sempre tutte le regioni a prenderla e copiarla, perché ci sono dei precisi fondi europei da utilizzare per questo scopo che normalmente le regioni, particolarmente le Marche, non è mai riuscita a utilizzare perché richiedono una progettazione complessa. Questo progetto la Regione Lazio ci ha messo 3 anni a eseguirlo, e quindi c'è tutto un lavoro pregresso che ha consentito che cosa? A fare un po' quello che diceva David prima, la mancanza di investitori che investano sul territorio, perché di ragazzi in gamba ne avete, di università ne avete, di idee, di intelligenza ce ne sono, credo che manca l'ascolto di investitori qualificati che debbano in qualche maniera dedicarsi a questo territorio. La misura della regione quindi cosa prevede? Prevede un fondo di fondi che ha investito in 5 società, o meglio, che ha fatto 5 investimenti in 5 fondi di venture capital. Questi 5 fondi, noi siamo uno dei 5, si sono impegnati a investire tutti quei soldi della regione nella regione stessa, affiancandoli ai propri soldi. Quindi ogni volta che troviamo un investimento in Lazio con il nostro fondo Barcamper Ventures, 1 euro di investimento lo mettiamo dai nostri soldi, 1 euro lo mettiamo dal fondo della regione Lazio che gestiamo noi e amministriamo noi per conto di tutti i sottoscrittori, inclusa la regione Lazio stessa. Morale, questo cosa determina? Determina un effetto contrario rispetto a quella policy di prima, ovvero degli investitori qualificati è stato fatto un bando, sono stati scelti degli advisor specializzati che analizzano fondi di venture capital, si sono presentate 40 società di investimento, 5 sono state selezionate dagli advisor e sono partiti gli investimenti. Cosa vuol dire? Che per ogni euro che la regione, che peraltro ha preso dalla Commissione europea, ha messo giù in questa risorsa, verrà aggiunto un altro euro dai privati e fa 2. E per ogni 2 euro che vengono investiti di un fondo di venture capital in una startup, in genere il fondo stesso ne raccoglie almeno altri 3 sul mercato. Quindi, per fare i conti della serva fatti veloci, 50 milioni la misura del Lazio hanno mobilitato 100 milioni. Questi 100 milioni attrarranno complessivamente tra i 3 e i 400 milioni in 10 anni di investimenti privati in startup ad alta tecnologia residenti nella regione Lazio. Ecco, questa è solo una delle tante misure, no? Che si possono mettere in campo, oltre a quelle che già le regioni fanno, gli incubatori, tutte queste attività di capacity building, diciamo così, che fanno un po' emergere dal territorio delle nuove realtà. Ma il problema, credo che in Italia oggi non sia più quello. 15 anni fa il problema erano gli incubatori. Oggi il problema è che in questo mercato, dove si compete a livello globale, noi italiani non riusciamo a giocarcela agli stessi livelli. All'estero vengono investiti, in Francia vengono investiti tra i 10 e i 15 volte i capitali che investe l'Italia in startup ad alta tecnologia, ogni anno, da 25 anni peraltro, quindi questa strategia. Tant'è che la Germania, come avete visto, Macron ha fatto la prima cosa che ha fatto recentemente, questo grosso annuncio, metteranno altri 10 miliardi di euro sulle startup perché vogliono generare almeno una ventina di aziende che valgano più di 10 miliardi di euro sul mercato nei prossimi 10-15 anni. Ecco, questo tipo di obiettivi, di ambizioni, noi non ce le stiamo dando come Italia e le Marche non se le stanno dando come territorio. Nonostante il fatto che abbiamo delle risorse formidabili, adesso con Frida stiamo lavorando sul tema spaziale, no? Il tema spaziale, come dire, noi siamo sempre pronti a dirci quanto siamo, no, un disastro noi italiani, eccetera. Beh, nello spazio siamo tra i migliori al mondo. Siamo tra i migliori al mondo ed è un settore che nei prossimi anni è destinato a diventare gigantesco. È un settore che non è solo più ormai i razzi, i lanciatori, sono le macchine da caffè che andranno messe sulla Luna per bersi un espresso la mattina, ormai la New Space Economy.
vuol dire che portare milioni di persone a vivere su Marte e decine di migliaia di persone a stare sulla Luna, a costruire fabbriche spaziali, a terraformare, a fare esperimenti e quant'altro, richiederanno qualunque tipo di, dall'abbigliamento, dalle scarpe. Recentemente una mia amica della NASA mi ha chiesto se conoscevo, forse a te l'avevo detto Frida, mi chiedeva se conoscevo qualcuno che è in grado di fornire vestiti spaziali. Vestiti spaziali è il problema adesso, sono questi i problemi. Quindi ora siamo, cioè, come dire, queste ondate della tecnologia, no? Si presentano sempre davanti a noi nella società. Negli anni 60 c'è stata la plastica, c'è stata la rivoluzione degli anni 60, nella chimica, poi c'è stata la digitale, nell'economia, adesso c'è lo spazio. Allora, qui il tema è, e tra l'altro molto spesso noi siamo ai blocchi di partenza come italiani, perché abbiamo una legacy, abbiamo dietro un bagaglio che è sempre importante, no? In campo, in tantissimi campi, nella fisica, nell'astronomia, abbiamo generato veramente dei premi Nobel, ecco. E però non riusciamo a pianificare il nostro futuro, non riusciamo ad aggredirlo, non riusciamo a vederlo, condividerlo e in qualche maniera dire tutti insieme, ok, ma dobbiamo fare questo, dobbiamo andare lì, dobbiamo migliorare il sistema, dobbiamo rendere l'Italia più competitiva, dobbiamo rendere possibile ai nostri giovani, soprattutto quelli che appunto scappano oggi perché non trovano in Italia l'espressione che gli può dare il pieno potenziale, e quindi vanno a finire all'MIT, ad Harvard, a Stanford, e diventano dei grandi imprenditori, dei grandi scienziati. Quindi sono quegli stessi ragazzi che avevamo nell'università. E questo è lo sforzo che noi, diciamo, facciamo da anni, e penso che si possa fare, ecco, ripeto, è solo questione di metterci veramente con le giuste intenzioni, Frida. Lo spazio poi, nello specifico, appunto, da 3 anni poi opero in questo campo con il nostro fondo di investimento, veramente mi sto rendendo conto che si sta aprendo un'enorme, gigantesca opportunità per l'Italia. Speriamo di essere bravi, Frida, a raccogliere questa opportunità, e niente, insomma, ecco un po'. Gianluca, come niente un po', è tanto, è tantissimo, e davvero, davvero tanto grazie, perché hai citato l'impegno che ci vede insieme da un po' di tempo sul tema spaziale, perché ci stiamo credendo tanto come Comune di Osimo. Io ora passerò la parola a Michela Groglio, l'assessore, che prima di andare a piacere, insomma, di salutarci e fare delle considerazioni, perché questa amministrazione si sta impegnando sul tema dello spazio già da 2 anni, aderendo alla World Space Week, la settimana mondiale dello spazio, che al di là dell'evento divulgativo in sé, proprio perché non c'era, diciamo, nulla in termini di consapevolezza, prima di tutti, su questo settore, come comune abbiamo deciso di almeno avviare questo percorso di conoscenza, dal mettere in rete imprese, la citavi tu, Loccioni, con Mac Aviation Group, citata da Gino Sabatini all'inizio, e tante che tra loro non si conoscevano. Ecco, quindi questo lavoro che sta facendo Osimo Lab di avvicinare mondi che non distanti, ma solo apparentemente, perché poi sono anche vicini nel raggio di pochi chilometri. È giusto, e ricordiamo anche una cosa, Frida, importante, che poi queste cose hanno una ricaduta sulla Terra molto, molto importante, cioè molte delle tecnologie che noi usiamo tutti i giorni, non so, il GPS, ci colleghiamo 30 volte al giorno, ci dà una vera utilità al GPS, no? E così via. Adesso con l'agricoltura di precisione, con i dati che arrivano dai satelliti, è diventata una scienza esatta, cioè si riesce a misurare di quanto si è alzato il grano in un campo con la tolleranza di qualche centimetro, si riesce a capire l'irrigazione, la fertilizzazione, cioè ormai, ripeto, non è pensare allo spazio come qualcosa di altro da noi, noi siamo un pezzo di questa architettura tecnologica. Assolutamente, quindi davvero grazie per questa tua testimonianza. Grazie, io colgo l'occasione per salutarvi, mi fermo finché riesco, ma poi mi dovrò sganciare. Sì, Michela, prima che Gianluca se ne va. Sì, grazie, e saluto anche l'ultimo relatore Gianluca Dettori, appunto, che prima non era collegato, lo saluto e lo ringrazio per la relazione, e ringrazio tutti i relatori per il livello molto qualificato che hanno portato a questa giornata. Sicuramente con Frida vedremo come cogliere, come poter mettere a frutto tutti questi input e idee e tradurle in politiche locali, perché questo un po' è il ragionamento che viene fatto, che sta alla base dell'organizzazione di queste iniziative. E quindi vi ringrazio ancora molto, mi scuso con Francesca e con Claude che non potrò seguire i propri interventi, ma come vi dicevo mi aspettano da un'altra parte, quindi sicuramente riprenderò il filo oggi pomeriggio e me lo guarderò online. Quindi grazie a tutti e vi saluto. Grazie Michela.
Francesca e Claude collaborano attivamente ad Osimo Lab, e quindi struttura che tu conosci molto bene, pertanto avremo modo di farti una sintesi anche proseguendo rispetto alla prima edizione della Giornata Mondiale degli IPMI, che avevamo organizzato in maniera generale, quest'anno con un focus moda, con David, e spazio digitale, venture capitalist con Gianluca. E Claude, a te la parola. Grazie Michele. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È un grande piacere rivedervi molti di voi. Ringrazio anche il Presidente Sabatini per i suoi ringraziamenti, David Clementoni per aver interpretato correttamente e da tanto tempo quello che sono i bisogni che sono apparsi nella nostra economia solo agli occhi di tutti nel post-Covid, e di a Gianluca Dettori chiaramente per la sua presenza, e mi fa piacere rivedervi. Io devo dirvi che sto uscendo da ancora una infezione post-Covid che mi sta dando molti problemi, però sono veramente molto contento di aver recuperato già la voce e di continuare a lavorare per la nostra grande regione che sono le Marche. Allora, ecco, Osimo Lab si è dato l'obiettivo anche di, da tanto tempo, in realtà abbiamo già cominciato dal 2015, per guardare in profondità a quello che si potrebbe fare per questa regione. La possibilità, questa possibilità ci è stata data anche dal comune di Osimo, con la partecipazione del sindaco e di tutti gli assessori che sono stati coinvolti via via durante il nostro cammino, per fare questa grande apertura su questo mondo che molti riescono ad anticipare, come gli imprenditori, al quale molti guardano come gli scienziati, Francesca Faedi, chi si occupa di startup come Gianluca Dettori, e chi si occupa anche di accompagnare le imprese come Gino Sabatini, oppure le amministrazioni locali, che possono essere quelli del comune che sente le problematiche, che ascolta le problematiche giornaliere delle imprese, oppure della regione dove Frida lavora, che ha anche delle responsabilità istituzionali. Il ruolo di cittadini privati come il mio è quello di portare anche la loro esperienza, che deriva da un'esperienza nella più grande impresa marchigiana dell'epoca, la Indesit Company, che oggi chiaramente è ancora esistente, però che è stata ceduta a un grande gruppo americano, è quello di avere anche avuto la fortuna di cominciare dalla piccola azienda. L'azienda nella quale ho cominciato io era Fabriano, era un'azienda di meno di 10 dipendenti, dunque mi sono trovato subito davanti a questo paradosso di quello che guarda dall'interno una cosa che conosceva solo da fuori. Mi sono detto: ma com'è possibile che in questo paese, e quello dove si producono le Ferrari, le Lamborghini, gli aerei, gli elicotteri, le chiavi, la moda, ho capito che cos'è, e la creatività. È un processo che si può anche imparare, ho imparato anche a essere creativo anche nel pensiero, e questa cosa è quella che dobbiamo prendere per mano. Allora, i problemi sono cominciati già da tanto. Non è oggi, l'abbiamo detto tutti, non è il Covid che ci ha messo davanti a quello che Andrea Guerra chiama un mondo completamente nuovo. Non è un mondo cambiato, non è un mondo completamente nuovo. E noi a Osimo Lab ci piace sempre aggiungere che questo mondo completamente nuovo continuerà a cambiare, a rinnovarsi, sempre ad intervalli più ridotti. E questo il Covid ce l'ha dimostrato, perché se guardiamo i dati,
nel 2004, io ho cominciato nella Indesit nel 2002, nel 2004 le prime tre aziende marchigiane erano tutte a Fabriano. Nel 2015, quando abbiamo cominciato a metterci insieme per ragionare sul futuro delle marche, già una non esisteva più, che era la Antonio Merloni, che sono poi dopo le persone che ci hanno permesso di vivere in questa, in questo, in questa sviluppo senza frattura, che, del quale ci vantiamo molto. A loro dunque va dato onore, ci hanno accompagnato in questo sviluppo senza frattura, ci hanno permesso di vivere in questo benessere, ma abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di guardare verso strade nuove. E un altro elemento che ci è venuto a fare a svegliarci è la crisi del 2008. Nella crisi del 2008 c'è stato il crollo dell'export, che abbiamo messo 7 anni per recuperare. 7 anni per una regione esportatrice come l'Italia per recuperare un export del 2007. Sono tanti, e nel frattempo ci si è aggiunto un altro problema, che è il crollo del mercato interno in seguito poi dopo a quello che la crisi degli Stati Uniti ha portato in Europa, sì, ma che ci ha trovato anche quella, la crisi che abbiamo definito quella dei debiti pubblici. Gli italiani si sono ritrovati con un mercato interno che è crollato. In Osimo Lab abbiamo puntato diritti verso l'economia circolare per cercare di risollevare quella parte lì. Dunque, lavoriamo su più fronti per cercare di risollevare, di partecipare alla risollevazione della nostra economia, anche dando delle idee, dei progetti concreti. Dunque, internazionalizzazione. Gestire i vincoli è la prima cosa che dobbiamo fare. Come ho appena detto, ho visto l'impresa marchigiana piccola che riesce a conquistare dei mercati internazionali. Infatti io nelle prime cose che facevo, siccome conoscevo le lingue, l'azienda mi mandava nelle fiere a Parigi, a destra e a sinistra. La fiera oggi è Italian Artisan, che la può fare, fa meglio, perché mette l'azienda direttamente nella condizione di essere un attore internazionale. Quello che abbiamo bisogno di fare noi è di gestire nuovi vincoli, come diceva Gianluca Dettori. Oggi la startup nasce già internazionale, ha bisogno di fare delle cose che magari possono essere quello di mettersi in un settore sul quale in Osimo Lab Francesca Faedi è responsabile, quello delle spin-off. Parlavamo dei vestiti spaziali, parlavamo di tante, ci sono anche vincoli, storie che devono essere scritte, di prodotti, di modi di fare, di soluzioni che le nostre aziende con la creatività possono sicuramente risolvere, creando anche dei posti di lavoro. Ecco, dunque, il mio ragionamento è quello di dire, bene, il problema è, lo conosciamo da molto. Già nel 2015 eravamo in difficoltà perché le nostre grandi aziende stesse facevano fatica a sopravvivere nel mercato internazionale. Secondo, la crisi del 2008 ha continuato e si è sviluppata una crisi nel mercato interno con il quale possiamo cercare di risollevarci puntando sull'economia circolare. Terzo, arriva il bello. Oggi siamo di fronte a un mercato internazionale che ci presenta delle aziende private che sono in grado di lanciare dei razzi 100 volte senza fallire neanche una volta. Allora, questo ci mette come paese manufatturiero, come regione manufatturiera, davanti a una grande sfida, che è quella anche della possibilità di puntare alla riconversione delle nostre aziende verso nuovi settori, senza abbandonare chiaramente quella che è la manifattura tradizionale. Io lo vedo in Germania. In Germania hanno un sistema educativo che sì, forma anche gli ingegneri, ma non dimentica anche gli operai.
In Svizzera fanno la stessa cosa, in Svizzera producono ancora gli orologi e lì dobbiamo puntare a, non ci siamo messi d'accordo a quel, per quelli che ci ascoltano, a puntare il margine del quale parlava David. Dobbiamo andare a cercare il margine, perché il margine che ci permette di pagare bene i nostri operai, che ci permette ai nostri operai di garantire delle buone condizioni alle loro famiglie e del sistema, al sistema economico di funzionare bene. Ecco la riconversione. La riconversione, dunque, qui presidente Sabatini, ci richiede a tutti quanti uno sforzo collegiale, collettivo e imprenditoriale nel settore della cultura scientifica, di spingere verso l'apertura, la nascita di un settore, di un cluster aerospaziale nelle Marche. Come diceva Gianluca Dettori, e io sono anche contento che lo abbia citato, l'Italia è uno dei paesi che ha lanciato, che è forte nello spazio. Tra l'altro il terzo paese al mondo che ha lanciato un oggetto nello spazio, un satellite, che è stata la prima anche per un lancio da una piattaforma marittima, che in più è stata fatta da un paese africano perché è la base di Malindi. Dunque l'apertura dell'Italia verso il mondo non è una cosa che è di oggi, è una cosa che esiste già da molto tempo. Non dobbiamo fuggire dalle nostre responsabilità, non dobbiamo sfuggire dalle sfide, non dobbiamo sfuggire dall'internazionale. Allora, che cosa possiamo fare per raggiungere questi obiettivi? Dobbiamo aprirci, dobbiamo conoscere meglio le nuove aziende, il nuovo digitale che esiste nelle Marche, in Italia, ma anche in Europa. Allora, non dimentichiamo che siamo un paese che ha un'apertura europea, che manda il 60% del suo export in Europa. Presidente Sabatini, questi dati li conosce sicuramente. Tra cui, nel 2019, se mi ricordo bene, il 10,5% dell'export è stato mandato esclusivamente verso un solo paese, che è la Germania. Dunque gli spazi ci sono, nessuno dice che è facile, ma siamo qui per darci coraggio, per stringerci ognuno intorno al suo settore, per allargare un po' quello che possono essere le nostre spalle, il mondo da affrontare in questo modo, questo mondo in una maniera molto strutturata. Punti di attenzione: non possiamo lasciare fuori le donne. Io vivo personalmente sulla mia pelle spesso delle discussioni anche con degli amici per il settore, per esempio, dell'immigrazione, che non so se devo ringraziare il Covid, perché sono stato anche un po' una vittima, ma questa questione dell'immigrazione non è più al primo posto. Perché? Perché chiaramente ci siamo resi conto che o c'era una ignoranza, nel senso del non sapere bene quali sono le situazioni, i veri problemi che abbiamo da una parte, oppure lo sfruttamento da parte di formazioni politiche del tema per guadagnare voti. Ci sta, ognuno fa quello che può. Ma il vero problema, al mio modo di vedere, se non integriamo le donne marchigiane, che con un numero di 6.000 unità, parlo di persone, sono 6.000 donne in più che si iscrivono alle università marchigiane. Se noi poi dopo, alla fine, quando si laureano, non li mettiamo nel mondo del lavoro, perché vengono discriminate, oppure perché non trovano i finanziamenti giusti per creare le loro imprese, oppure perché decidiamo culturalmente, come ho visto certe dichiarazioni anche politiche recenti nelle Marche, che devono stare in casa a accudire i bambini, allora lì sicuramente non siamo sulla buona strada. E questo è un punto sul quale anche su Osimo Lab siamo molto fermi. Bisogna aprire anche alle donne, bisogna assolutamente aprire alle donne e integrarle nel nostro sistema economico. Ecco, io direi che
una volta fatto questo, se riusciamo ad aprirci alla cultura scientifica, se riusciamo ad integrare tutto quello che sono le forze economiche locali e gestire i vincoli, come lo fa una società come Italian Artisan, oppure delle attività come quelle di Gianluca Dettori, che incontrano un numero incredibile di imprese, che ognuno hanno delle idee diverse, ma che puntano tutte allo sviluppo economico e al miglioramento della vita quotidiana, penso che sia la strada giusta per poter risolvere i grandi problemi che ci aspettano e le grandi sfide economiche che le Marche possono, devono e riusciranno sicuramente ad affrontare. Grazie Claude. Se il presidente Gino Sabatini vuole fare delle considerazioni sul tuo intervento, vai presidente. Io, chiedendo scusa a tutti e alla dottoressa Faedi, purtroppo resterò collegato ma con il cellulare perché ho un altro evento in Ascoli e mi devo muovere. Restando sulla giornata di oggi, è un primo passo per far sì che avremo una nuova comunità post-Covid. Claude adesso ci ricordava il ruolo delle donne, importantissimo, Claude, ma sia nell'imprenditoria e nell'università. Come noi diciamo sempre, loro hanno il sesto senso, il senso di essere molto più pragmatici di noi. Molte volte se Claude, Davide e Gino si mettono insieme per un problema, stiamo 3 ore a parlare. Se Francesca, Frida e l'assessore di prima si mettono sullo stesso problema, in 3 minuti hanno risolto. E noi 1 ora stiamo lì a parlare e magari ci prenderemo anche una pizza sopra. Però ecco, sì, condivido, ma sta cambiando, Claude, anche il mondo delle associazioni che vivo io. Oggi nel mondo delle associazioni ci sono delle presidente donna che vengono elette anche nel mondo dell'artigianato, nel mondo del turismo, nella Camera di Commercio c'è il Comitato dell'Imprenditoria Femminile, perciò abbiamo queste linee qui. Sull'immigrazione è un tema purtroppo che c'è, ma che io avevo mio padre e mia madre che erano tutti e due immigranti, prima in Svizzera e poi a Strasburgo in Francia, perciò. Quello è un altro tema, esatto. Non è quello di oggi questo. Assolutamente. Sull'idea che avete voi, Frida, con Francesca su quella, diciamo, linea aerospaziale, io ci proverei. Molte volte bisogna sognare e bisogna sognare molto più in là di quello che uno pensa e che può arrivare. Ecco qua, se io non avessi sognato un sistema camerale così grande per essere veramente al fianco del sistema imprenditoriale e convincere tutti gli attori da una provincia piccolissima come quella solana, ecco, molte volte devi sognare. E poi le associazioni, io ho visto nel mio mondo, ne le devo tutte ringraziare dalla prima all'ultimo di tutte le province, perché oggi se abbiamo questo sistema camerale che riesce a mettere sul terreno 25 milioni di euro in 2 anni, riesce ad essere la Camera di Commercio con l'incidenza tra costo della struttura e interventi economici con la percentuale più alta in Italia, anche della stessa Milano, lo dico a Davide che è a Milano, e beh, questo è un grande risultato. Sulle start-up innovative non dimentichiamo una cosa, che l'assessore Carloni ha messo in campo un bando. Proprio sulle start-up innovative, perciò su queste start-up innovative la regione sta puntando enormemente e sicuramente dei buoni risultati. Perciò ecco, confido che l'unione della filiera istituzionale possa aiutare anche l'innovazione tecnologica sulle start-up innovative. Io resto collegato, però mi muovo con il cellulare per andare a quest'altro evento. Mi scuso con Francesca se alcune volte mi salterà il contatto. Però ecco, grazie a tutti quanti voi per l'attenzione. Sono insieme a voi per qualsiasi idea che avete. Se volete il mio contatto lo potete domandare a Frida.
che ve lo darà sia a Claude, a Davide che a Francesca. Francesca, salutami il magnifico rettore d'Urbino, un grande amico. Lo saluterò a Giorgio. Grazie Presidente. Grazie, grazie Presidente, grazie per aver anche ricordato l'esperienza professionale mia precedente della Camera di Commercio, e quindi ho voluto fortemente la sua, la tua partecipazione qui, proprio perché so quanto il sistema camerale può fare nell'accompagnare la piccola micro impresa. Io riassumo quel bellissimo slogan del E con quello che per Osimo Lab è un lavoro sartoriale su 5 categorie di imprese. Nelle Marche ci sono oltre 145.000 imprese ed è necessario fare proprio un lavoro sartoriale su ciascuna di queste. Le cito velocemente: dall'impresa storica familiare alla PMI, che è il 94%, alle nuove imprenditorialità, la startup innovativa e PMI innovativa iscritte in appositi registri speciali. E di tutto questo ragionamento consideriamo la cultura scientifica, le materie STEM assolutamente trasversali a tutte, e Francesca Faedi sicuramente ne è un simbolo in quanto partecipa costantemente a iniziative promosse da Osimo Lab, oltre che perché è responsabile della parte scientifica, ma anche perché vogliamo identificare nell'intervento trasversale di una competenza in astrofisica quanto le scienze delle STEM, che consideriamo scienza, matematica, tecnologia e ingegneria, siano appunto trasversali allo sviluppo economico del territorio. Quindi Francesca, se puoi dare il tuo contributo, è stato più volte citato il cluster aerospaziale, il presidente Gino Sabatini ci accompagna in questo percorso, vorrei anche ricordare che ha concesso l'utilizzo del logo nel progetto Explore che abbiamo lanciato il 12 aprile, e quindi a te Francesca la parola. Ciao a tutti, sarò brevissima, volevo soltanto diciamo dare una conclusione un pochino più sull'aspetto aerospazio, no? In realtà la gente può anche dire vabbè, ma tu sei un'astrofisica, cosa c'entri con l'aerospazio, non sei un ingegnere eccetera, giusto, però la mia competenza è quella di cui tu parlavi adesso, che è quella della formazione STEM, e quello che voglio dimostrare oggi, una delle due cose, dei due concetti che voglio portare, è quello che le competenze in materia scientifica, come quelle di matematica, tecnologia, ingegneria e quelle che volete, sono in realtà, come dici tu, trasversali, nel senso che uno poi le può utilizzare e mettere a frutto in diversi ambiti, e qui appunto nel campo aerospaziale cosa faccio? E qui vengo a quello che posso portare come figura. Io come lavoro sono una ricercatrice all'Università di Urbino, come ricordava adesso il presidente della Camera di Commercio, però dall'altra parte sto cercando di fare quello che in realtà sarebbe il lavoro di un innovation manager del settore aerospaziale, tant'è che sono appena stata selezionata per lo Space Park Leicester per questo tipo di lavoro, quindi per dire. E quindi cosa faccio? Metto insieme le mie competenze per creare link dove il fulcro è l'impresa, ok? E dall'altra parte ci sono i vari stakeholders, cioè, parlando in italiano, interlocutori, che possono essere interlocutori universitari, altre imprese, istituzioni come le agenzie spaziali, sia nazionali che estere, o altre entità come per esempio lo Space Park Leicester, cioè delle realtà assolutamente innovative che stanno nascendo in questo momento. Sto parlando dell'Inghilterra, ci ho lavorato qui oltre 12 anni, quindi è un po' un settore che conosco, dove ci sono appunto queste nuove realtà che mettono insieme sia la ricerca scientifica, sia la formazione universitaria, sia l'imprenditoria di settore, sia gli incubatori che i venture capitalist. Quindi ci sono un ecosistema creato in un specifico settore e si creano tantissimi investimenti e si creano tantissime possibilità di fare impresa. Ecco, quello che sto facendo io, sto tenendo sempre a fuoco le imprese con le quali sto interloquendo, alcune sono marchigiane, le sto mettendo in connessione con queste realtà per aprire alle varie possibilità, anche semplicemente per esempio di diversificare la loro progettazione di R&D per fare per esempio bandi e partecipare ad acquisizioni di fondi o comunque capitali che vengono all'estero, sia europei che per esempio questi che piovono in questo momento
in modo molto profuso in Inghilterra. Ci sono, c'è un ecosistema spaziale che in questo momento è in piena esplosione, ci sono tantissimi investimenti, ci sono delle possibilità a 360 gradi. Una, per dirne una proprio di, delle cose che stanno sviluppando in questo momento, sono gli spaceport, quindi delle posizioni da cui puoi lanciare i loro stessi razzi per fare il loro stesso business senza dover prendere e pagare qualcun altro per farlo altrove. Quindi, per dire, la mia figura quindi è quella di essere un po' trade union, no? Quello di fare questo ponte tra diverse realtà, perché le mie competenze mi permettono di individuare nei progetti delle imprese il potenziale di sviluppo del punto di vista di ricerca, e così posso linkarlo anche ai vari processi di ricerca, progetti di ricerca o nuove visioni di ricerca che vengono portate avanti anche dentro istituti accademici, sia nazionali che internazionali. Grazie alla nostra collaborazione, oltre al logo della Camera di Commercio, sul sito del progetto Explore abbiamo appunto sia il logo dello Space Park Leicester sia il logo dell'Università di Leicester come supportante del nostro progetto. E qui si apre un mondo di possibilità, un mondo di possibilità che non deve essere legato a un particolare settore tecnologico per quanto mi riguarda, ma che può essere trasversale, voglio dire, dall'RFID per i wearable in fashion all'high tech per i materiali nanomateriali o compositi da portare sullo spazio o upstream o downstream technologies che possono essere applicate sul territorio proprio, quindi a 360 gradi. Bene, Francesca, grazie. Che, riprendendo uno spunto di Gianluca prima, che parlava di spazio legato alla moda, e mi connette a David, sì, nelle Marche, per citarne una, abbiamo anche Super Leggera Coloreto, fondata da Marcello Azzoni, con cui ho avuto anche il piacere di averlo ospite insieme a Davide alla Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione. E proprio per dimostrare quanto, a questo punto, citando prendendo i tuoi spunti, quanto anche le scienze spaziali siano trasversali a diversi settori. E quindi trainante, la contaminazione che fai come innovation manager è fondamentale per un sistema della piccola microimpresa come la nostra, dove ricordiamo esserci 386 startup innovative, 80 PMI innovative, quindi un ampio sostegno a questi, quelli che possono essere piccoli numeri se paragonati a un ecosistema come quello lombardo, piemontese. Però sono in proporzione un'impresa ogni 10 abitanti, abbiamo 145.000 imprese, vorrei ricordare questo. Il punto fondamentale è capire che bisogna che le imprese, come diceva prima David, cambino il loro mindset. Cioè, da noi si fa impresa come andava bene fare negli anni 80-90. Appunto, ci sono tantissime imprese che non hanno neanche un sito, che non investono assolutamente sul digitale. Qui bisogna far capire che per fare business adesso bisogna essere tecnologici, come diceva Gianluca Dettori. Esattamente, io non posso che né sottoscrivere ogni singola parola che ha detto. Cioè, per attrarre investimenti di una determinata consistenza, che non sono gli investimenti regionali, che per carità sono importantissimi per le piccole imprese, anche per incominciare a fare startup e avere il coraggio di mettersi sul mercato. Però quando uno vuole fare dei progetti e partecipare a dei progetti, ecco, questa è un'altra cosa che voglio dire, di una determinata consistenza, da solo non si fa. Nell'aerospazio uno non va da solo, come ci ricordava la professoressa Michelle Lavagna del Politecnico di Milano nel nostro collegamento del 12 aprile, ci ricordava che nello spazio non si va da soli, ma si va insieme come ecosistema, perché altrimenti uno non riesce appunto ad avere quel momento che serve per poter acquisire determinati fondi. E questo è legato anche ad avere la possibilità di attrarre capitali, anche capitali di rischio, come quelli che mette a disposizione Gianluca, sul territorio. Ottimo. E quindi sì, gli spunti tecnologici, ma anche, come ci invitava il presidente Sabatini, anche sognare un po' in grande con questi settori altamente ad alto valore aggiunto. Davide, sei stato chiamato in causa diverse volte, se hai delle considerazioni, tu oggi sei un case study di assoluta eccellenza e quindi ci fa piacere avere il tuo punto di vista dopo aver ascoltato anche questi numerosi interventi. Prima, se puoi restare, ecco, fino alla fine, ci fa molto piacere. Allora, entro a gamba tesa con un esempio di
Mi piace tantissimo Simon Sinek, se non lo conoscete come autore, diamoci un'occhiata tutti quanti, che fa bene a vederlo da un altro punto di vista. E l'esempio è proprio questo, no? Abbiamo una modalità di guardare le cose, anche il business, in maniera a volte finita, quindi che abbia un inizio e una fine, o c'è una possibilità di guardarlo in maniera infinita, quindi con un inizio, ma che non si sa qual è la fine. Oggi, se parliamo di tradizione manifatturiera marchigiana, abbiamo avuto un inizio, ma non sappiamo qual è la fine. Ci stiamo parlando di andare nello spazio e con le opportunità anche che ci dà lo spazio. Quindi sfido io chiunque, quando si siede su qualsiasi tavolo, a dire qual è il punto di arrivo. E su questo gioco finito o infinito, anche farsi un atto di coscienza tutte le volte che andiamo a rappresentare le nostre marche, le nostre aziende, le nostre famiglie, le nostre attività di tutti i giorni. Ci sono dei mandati a volte a livello politico, ci sono dei mandati a livello aziendale, ci sono dei mandati anche a livello familiare. Però appunto la tradizione familiare, come quella aziendale, come quella politica, barra istituzionale, è un percorso che fa parte di un percorso molto più ampio. Allora, se abbiamo l'umiltà e anche il coraggio di prendere quel pezzo di percorso e considerarlo come un'attività finita per noi, ma infinita per i tanti, troviamo forse la chiave per portare avanti un percorso vero comunitario, un percorso che possa essere di coesione, un percorso che possa considerare tutti quelli con cui andiamo, sia nelle Marche, sia in Italia, sia in Europa, ma anche nello spazio, e non sentirci soli. Perché se ragioniamo sempre che vogliamo creare quel percorso infinito da soli, dal giorno uno abbiamo l'ansia di non sapere dove andare. E quindi quest'altra invece non so di chi era, cioè perlomeno non me lo ricordo, però è bellissimo il fattore di guardare in maniera grande, think big, start small, act small. Cioè, pensiamo veramente in grande perché lo possiamo fare, l'abbiamo fatto. Cioè, i nomi che abbiamo detto prima l'hanno fatto, sono partiti tutti a livello artigianale. Cioè, l'attività bellissima artigianale, apro e chiudo parentesi, è un'attività che viene fatta dall'uomo manualmente, con le risorse che si trova a livello locale, punto. Da tutti i più grandi, anche marchigiani, ma italiani e mondiali, hanno fatto lo stesso lavoro inizialmente. Il percorso non è mai caduto dall'alto. Il percorso si è iniziato con piccoli passi, essendo anche consapevoli delle proprie caratteristiche, valori aggiunti, ma anche dei propri limiti, e utilizzando le risorse vicine, per poi attrarre altre risorse, altre collaborazioni. Questo però è un mindset infinito, è un percorso mentale infinito. Quando abbiamo avuto la visione di portare e di accompagnare la tradizione manifatturiera nel futuro del commercio con Italian Artisan, non abbiamo chiamato l'azienda con un nome di una persona, abbiamo chiamato l'azienda con il nome di quelle aziende. E Italian Artisan per noi tutti i giorni ci ricorda che se quelle aziende non le facciamo funzionare, non aiutiamo a migliorare quella vita, quell'attività lavorativa, quell'ecosistema manifatturiero, noi non esistiamo. E questo è uno stimolo per dire che quando mi si è posta quella domanda, ovvero di pensare anche nel breve termine o nel medio termine della mia vita imprenditoriale e dire cosa posso creare come valore? Ho pensato innanzitutto a quello che poteva essere il valore infinito e poi cominciare con i piccoli passi. E dico che è fattibile, nel senso che mentre qualche anno fa la digitalizzazione, le problematiche, il mindset imprenditoriale era anche molto diverso rispetto a quello che è stato un cambiamento nell'ultimo anno anche riguardo l'approccio al digitale, oggi è cambiato tutto, sì, ma è che è cambiato quel mindset. C'è un'apertura differente. Mi chiudevano le porte delle aziende e mi dicevano non succederà mai, non potrà essere. Tu come puoi dire che mi porti un cliente internazionale qui senza investire soldi prima? Oggi funziona. E l'esempio che vi ho fatto prima è un esempio sì di un'azienda marchigiana, ma ce ne abbiamo 500 che tutti i giorni ricevono nuove richieste e magari qualcuna ha un percorso ancora migliorativo rispetto a quello.
e sicuramente su quei 3.500 clienti potenziali che abbiamo trovato nel mondo, su un mondo fatto di 7 miliardi di persone, abbiamo solo fatto il primo piccolo passo. E per me il target infinito è quello che mi dà la carica tutti i giorni. Ma di nuovo, insieme. Ci sono dei modelli, oltre al nostro, ci sono dei modelli appunto che sono stati detti prima da Gianluca, dal presidente, ci sono da Francesca, Frida li vede tutti i giorni, Claude l'ha vissuto precedentemente. Abbiamo un modello italiano che può essere esportato e che soprattutto ha ancora il valore di essere made in Italy. Quindi alla fine abbiamo quel mindset che ancora ci posiziona abbastanza alti a livello premium quando parliamo. Ed è un'opportunità, ma non la possiamo bruciare. È una parte del... Dobbiamo ringraziare quello che è stato infinitamente fatto precedentemente. Il cultural heritage, come dici sempre, no? Che ci piace tanto. Il nostro vero... le nostre radici. Il cultural heritage, ma una legacy fortissima, appunto, come ha detto prima Gianluca, che ci può aiutare a trasformarci in maniera ancora migliorativa. Perché? Perché sappiamo da dove siamo partiti. Immaginate quelli che non lo sanno da dove sono partiti, che prendono un heritage e una legacy, quindi una connessione con le tradizioni di qualcun altro. E da buoni contadini, marchigiani, nel buon senso della parola, perché siamo una realtà che quando apriamo la finestra c'è natura, gli alberi iniziano da un seme, mettono le prime radici, poi diventano alberi con un tronco e con una bellissima chioma. Ma non ci sono alberi che partono alla chioma. Quindi il gioco vero infinito parte dal seme. E la parte più difficile per quel seme forse è rompere il suo stato attuale di seme e incominciare a mettere le radici. Abbiamo un valore aggiunto che è stato fatto, questa attività qui. Dobbiamo rispettarla, onorarla e con umiltà portare avanti quello che ci è dato. Che possa essere una piccola crescita del primo fiore di quell'albero, di un altro ramo o di quel tronco che poi contiene tutti gli altri rami. Straordinaria metafora che porterò con me come ricordo di questa giornata particolarmente significativa e proprio identificativa. Grazie, grazie Daldi. Claude. Voi. Che tu da manager con esperienza nel settore marchigiano, un racconto come quello di Davide sicuramente ti ci ritrovi, no? Nelle caratteristiche di questo sistema. Sì, sicuramente, sicuramente perché è una realtà del passato. Come diceva bene David, le Marche non hanno cominciato con le presse per le olive oppure con la raffinazione di prodotti petroliferi oppure con la pasta essiccata a livello semi-artigianale. Hanno cominciato con un lavoro duro, che è quello della terra, dal quale si imparano molte cose e che si porta dietro delle tradizioni che bisogna anche conservare e certe volte rivoluzionare. Certe cose qualche volta bisogna abbandonarle. Ed è quello che cerco sempre di spiegare alle persone che vanno nell'internazionale. Come lo hai fatto, come lo facciamo le cose qui, quando andiamo, portiamo la nostra azienda in Africa, non è la stessa cosa. Bisogna armarsi di pazienza, perché io per esempio ho accompagnato un'azienda italiana del Veneto per fare una struttura metallica, a costruire una struttura metallica in Congo. Al Ministero, quando c'era un lutto, la signora che lavora alla reception perdeva i genitori, il vice ministro andava al funerale. Queste cose qui in Italia non succedono, no? È chiaro che lì ti devi armare di pazienza perché ci sono dei vincoli sociali che bisogna rispettare. E la magia sta proprio in quello, è che i vincoli esistono dappertutto. E i vincoli sono quelli, per esempio, che Italian Artisan sta cercando di superare. I vincoli quali sono? I vincoli sono le distanze lontane, perché comunque il mondo rimane quello che è. Una nave, un container, ci vogliono 3 mesi per farlo arrivare da un posto all'altro.
Dopo ce ne rendiamo conto quando il canale di Suez viene bloccato, è lì che ci svegliamo e ci diciamo, oddio, in che mondo vivo? Era così fino a ieri, solo perché si è attraversata una nave e poi dopo veniamo a sapere certe cose. Ecco, bisogna sapere superare quei vincoli lì e rendere possibile ciò che non è possibile fino ad oggi, oppure che non è possibile, non è ancora possibile domani, è una cosa che dobbiamo imparare, si può imparare a farlo. La prima cosa è crederci e comunicare, sapere comunicare questa novità. Un esempio che do sempre è oggi abbiamo la possibilità non solo di chiamare i parenti lontano, ma nella stessa chiamata possiamo anche vederli. Dunque è un e, come dicevamo. E veramente invito a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se conoscono delle aziende, se conoscono delle realtà locali, internazionali, di aprirsi veramente, di guardare come vengono fatte le cose. In fin dei conti, la radio non è stata creata da 100 persone alla volta, è una persona che si è messa lì piano piano, ha convinto degli altri e poi dopo siamo arrivati a Guglielmo Marconi e oggi è storia. Ecco, dobbiamo imparare a fare un po' questa strada lunga e che qualche volta ci richiede molti molti sforzi personali anche intellettuali. Io volevo chiedere il permesso di proiettare un attimo anche per quelli che ci guardano velocemente una piccola presentazione, perché abbiamo cercato di fare in modalità ridotta per accelerare le cose, ma siccome abbiamo anche un audience che ci guarda anche da casa, volevo chiedere se è possibile che condividi lo schermo. Sì, esatto, condivido lo schermo velocemente e cerco un po' di fare capire insomma quello che è. Colgo l'occasione nella condivisione, purtroppo devo scappare in un altro meeting, me lo riguarderò. Sì, sì. Sì, sì, assolutamente, infatti. Saluto a tutti e grazie ancora. Okay. Grazie mille per il lavoro che fai, per le Marche e per l'Italia. Ciao. Davide, grazie. A te, Claude. Sì, ecco, faccio qua velocemente. Non so se vedete il mio schermo. Sì. Perfetto. Allora, vado molto veloce. In questa giornata mondiale il nostro obiettivo era quello di far capire, insomma, quello che è la necessità di orientarci verso una nuova strada per un nuovo rinascimento industriale e sostenibile. Ecco, questi sono i dati che in Osimo Lab proiettiamo per far capire che la problematica che abbiamo non nasce da oggi. Come potete vedere qui, questi sono i dati che ci vengono forniti dalla classifica delle imprese della Fondazione Aristide Merloni, che fa un lavoro straordinario da tantissimi anni, dove potete vedere qual era la classifica delle aziende nel 2005. Le tre prime aziende erano di Fabriano. Poi dopo abbiamo avuto invece quello che diceva Davide Clementoni, delle altre aziende, invece il presidente anche Sabatini, che in un momento di crisi invece sono riuscito a fare dei risultati straordinari, che può essere la TOZ, che dal 2005 è passata al 2015 a un fatturato di quasi 1 miliardo. Poi dopo mi sa che l'anno successivo riuscì a superare il miliardo di fatturato. Ecco, questo visualmente quello che si diceva prima, lo schema che dimostra come l'Italia come paese sia un paese che ha continuato a crescere in termini di export e che ci ha messo solo 3 anni per recuperare l'export perso dopo la crisi del 2008, mentre nelle Marche ci abbiamo messi 7 anni. E uno dei motivi per i quali noi invece siamo andati molto più piano rispetto a livello nazionale
è dovuto alla dimensione delle imprese da una parte sicuramente, però anche alla debole, al nostro grado, al nostro livello di digitalizzazione che era e rimane ancora basso. E questo è un punto di riflessione. Qui ci sono poi dopo i dati del 2019, che sono quelli dell'anno prima della crisi, che dimostrano come non dobbiamo rinunciare all'Europa, perché il 60%, 60,7% per l'esattezza, del nostro export del 2019 è andata verso l'Unione Europea, che all'epoca era di 27 più 1 membri. Ricordiamoci che abbiamo perso per strada anche il Regno Unito. Ecco, ci dobbiamo anche concentrare sul fatto, e ho visto il presidente Sabatini che annuiva quando parlavo di questo dato, del 10,5% del totale dell'export, chiaramente qui si parla a valore, che si orienta verso la Germania, un solo paese dell'Unione Europea. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprirci a più paesi, alla Cina e all'ASEAN come zona nella quale abbiamo veramente una possibilità. Una grande possibilità, sia perché ci sono paesi che già tradizionalmente sono legati all'Italia come conoscenza, come anche destinazione export, ma verso i quali dobbiamo crescere. Ricordiamoci che la popolazione del mondiale cresce molto verso l'Asia. Ecco, in Osimo Lab proponiamo di organizzarci al meglio per combattere su più fronti. Qui, per esempio, è un settore sul quale si potrebbe anche lavorare insieme alla Camera di Commercio, quello di procedere ad una nuova suddivisione delle imprese marchigiane in modo da fare poi dopo un lavoro sartoriale. Da una parte abbiamo delle imprese storiche, familiari, delle PMI e delle piccole e medie industrie, quelli di meno di 250 addetti, abbiamo delle nuove imprenditorialità, no? Abbiamo parlato per esempio del settore dei giochi online che è cresciuto incredibilmente sotto lockdown perché la gente stava dentro casa e ci sono e ci saranno anche nuove imprenditorialità che hanno bisogno di un lavoro sartoriale da una parte, però di una particolare attenzione di essere messi in contatti con persone come Gianluca Dettori, nel caso siano delle start-up oppure comunque delle attività che possono essere legate a un nuovo modo di fare il parrucchiere o la parrucchiera, e nelle quali dobbiamo anche inserire anche le attività agricole oppure del biologico che sono collegate alla sostenibilità in generale. Poi dopo ci sono le start-up innovative, le PMI innovative, che hanno chiaramente anche un quadro legislativo molto molto ben definito e che bisogna anche seguire. E come vedete sotto ci sono i fronti sui quali le imprese marchigiane sono chiamate ad operare, ormai sono due. Non è più solo la domanda estera che dobbiamo cercare di soddisfare, ma anche questo benedetto mercato interno che ci è crollato e che stiamo cercando di risollevare con l'economia circolare. Allora, dove prendere i capitali per finanziare le start-up? Questa è sempre stata il nostro punto debole. Noi siamo andati in una crisi di Banca delle Marche che abbiamo messo tantissimi anni a costituire. Okay? Come oggi vedete una Camera di Commercio, Camera di Commercio unito, all'epoca le banche marchigiane erano divise in tantissimi, tantissimi gruppi, banca di questa provincia, questo comune, questa città, quasi un retaggio medievale, direi così, che ha fatto il suo tempo, che ha fatto anche bene, non dobbiamo rinnegare tutto, però che aveva bisogno di aggregarsi. Chiaramente, non tutte le cose, non tutte le ciambelle, riescono col buco. Ci è andata male, però questo è il primo settore. Non esistono solo le banche, ci sono anche i fondi istituzionali, ci sono i gruppi industriali che anche loro propongono dei fondi per cercare di aiutare, insomma, gli imprenditori con nuove idee, nuovi metodi di conservazione. Penso per esempio al cluster
quello che fa il cibo congelato nell'ascolano, che potrebbe aver bisogno di nuovi metodi di trasporto oppure di conservazione del cibo. E poi dopo ci sono dei fondi anche di paesi come gli Stati Uniti oppure anche paesi arabi che sono disposti e aperti a finanziare tutte le imprese. Questa è una slide che ho lasciato proprio così perché è del 2015, come potete vedere sotto, è da lì che abbiamo cominciato a ragionare su questi temi qui. In Osimo Lab, invece, adesso nei nostri tempi moderni, siamo concentrati sull'internazionalizzazione, sull'imprenditorialità, sull'Europa che diventa un tema molto delicato per via dei fondi e le sfide economiche e sociali come l'economia circolare, oppure adesso ci stiamo guardando anche molto bene in quello che potrebbe essere la blue economy, quella della gestione degli oceani, dei mari e dei fiumi. Questo anche potrebbe essere una cosa molto interessante per lo sviluppo futuro delle Marche. Ecco, tutto questo ci porta verso un'opportunità di riconversione per l'industria dello spazio nelle Marche, tenendo conto, come abbiamo detto prima, che l'Italia è il terzo paese al mondo che è riuscito a mandare un satellite, un oggetto nello spazio e che ha ad oggi un'industria spaziale che è la numero 3 in Europa con più o meno 200 aziende. È la numero 7 al mondo come azienda, come settore. E fa un giro d'affari di 2 miliardi di euro. Questi sono i dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tenete conto che se guardate i bilanci di alcune aziende italiane, anche nel settore moda, solo tanto per fare un nome, vedrete che il giro d'affari e il fatturato potrebbe essere molto, molto più grande. E come Gianluca Dettori ci ha anche spiegato, il GPS lo usiamo tutti i giorni, ci sono delle funzioni oggi nella nostra vita che senza lo spazio non potrebbero esistere, delle applicazioni, delle attività, eccetera. E noi, come avendo un sistema marchigiano manifatturiero, dovremo poter approfittare anche di questo settore per creare ricchezza, per mantenere posti di lavoro e crearne anche dei nuovi, e lo spazio sicuramente con i vari spin-off potrebbe essere un'occasione che non dobbiamo perdere. Ecco, come qui abbiamo, qui concludo insomma facendo notare anche un po' nel dettaglio quelle che sono le concentrazioni sulle quali vorremmo anche dare i nostri contributi per questa giornata, parlando, appunto, implementando, facendo del nostro meglio per introdurre l'economia circolare in Italia e nelle Marche. Qui penso anche particolarmente e mando anche un saluto a Marco Cappellini, che è un grandissimo esperto del settore, che ci aiuta a capire meglio e a darci il giusto indirizzo per capire come possiamo implementare questa cosa nelle Marche. Ecco, sostenibilità ormai è una richiesta dei cittadini, la digitalizzazione ci è stata imposta anche non solo dal Covid, ma anche dalla constatazione che alcune famiglie erano impossibilitate di mandare i loro figli a scuola tramite il computer e ci sono dei vincoli e delle opportunità che dovremmo andare ad analizzare. E prima dicevamo dunque il maggior coinvolgimento delle donne in tutti i settori dell'economia marchigiana, l'implementazione di 17 obiettivi dell'ONU che ci danno la possibilità di formare non solo i cittadini, di formare i cittadini, ma anche di seminare nel territorio marchigiano queste idee in modo da fornire il futuro imprenditoriale, da provocare quasi delle vocazioni imprenditoriali. Come diceva Davide Clementoni, non sappiamo dove va
il futuro, non sappiamo prevedere il futuro, ma siamo sicuri che spingendo queste 17 obiettivi ONU nelle scuole, come sta facendo il comune di Osimo, penso che se continuano così raggiungeranno addirittura un primato mondiale, perché una cosa così non ho mai sentita. Chiaramente si finisce qui con la riconversione industriale dello spazio e una grande attenzione alle STEAM che Francesca Faedi citava, nelle quali aggiungiamo noi anche le attività artistiche per come specificità marchigiana. Ecco, allora vi ringrazio e grazie per la vostra attenzione e spero veramente che siamo riusciti a interessarvi, a suscitare il vostro interesse in questa giornata odierna. Ecco. Grazie Claude, anche per queste slide che hanno riassunto quella che è la visione di Osimo Lab, che ricordiamo è un progetto a guida pubblica che si basa ora su un partenariato pubblico-privato con un'agenzia di comunicazione digitale, proprio perché per il comune, per Osimo Lab, il digitale è un elemento trasversale, come voi qui due, la parte manageriale Claude e la parte scientifica Francesca, rappresentate. Senza questi tre elementi trasversali ai 17 obiettivi ONU, ecco, sarà difficile appunto contribuire quantomeno al raggiungimento degli stessi. Ricordavi bene questa esperienza di diffusione dei 17 obiettivi ONU nelle scuole, che ha visto partecipare in diverse occasioni, lo ringrazio, il sindaco Simone Pugnaloni. Ecco, questa attività di divulgazione è stata molto interessante, ha interessato le scuole di ogni ordine e grado, dall'infanzia alle superiori, proprio perché consideriamo i bambini, le giovani generazioni, gli adolescenti assolutamente protagonisti che vanno sensibilizzati. Oggi appunto è una giornata mondiale che si ispira ad uno di questi obiettivi, il numero 9, imprese, innovazione, infrastrutture, ma ovviamente con implicazioni sull'8, che è crescita economica, lavoro dignitoso, sul 12, che è le città, comunità sostenibili, e potrei citarli tutti, perché con le competenze STEM, ad esempio, l'obiettivo 5, parità di genere, o addirittura il 4, sull'istruzione di qualità. Ecco, evitando di numerarli tutti, questo per dire che è importante questo tema della giornata, le PMI, perché da qui deriva appunto il lavoro, la creazione di nuova occupazione, trasversale allo sviluppo economico, sociale, culturale di territorio, e un'azione che ci ha visto anche ispirati alla responsabilità sociale di impresa, perché ricordiamo anche il contributo di un'azienda locale che ha realizzato questi cubi donandoli alle scuole. Ecco, quindi siamo molto attivi su questo fronte e ricordo anche la partecipazione di Francesca nel divulgare questi obiettivi nelle scuole. Con la sua partecipazione questa nostra attività è stata anche apprezzata a livello ONU e citata l'esperienza di Osimo sul sito, in quanto abbiamo voluto evidenziare il contributo, e ritorniamo su questo, delle scienze spaziali al raggiungimento degli stessi, perché dall'osservazione della Terra, quindi dalla Stazione Spaziale Internazionale, i nostri astronauti e i satelliti ovviamente possono raccogliere dati, monitorare dati che servono per la mappatura dei territori, le aree verdi, per il riscaldamento climatico, cambiamenti climatici e tutto quello che è il tematiche ambientali di interesse. Quindi io su questo, diciamo, esempio chiudo, lasciando a Francesca se vuole appunto contribuire su questo, perché per noi ha significato lavorare tanto su questo tema dello spazio, ma come trainante trasversale all'intero sviluppo economico delle Marche, in quanto settore, per quanto ci riguarda, occasione di riconversione del sistema imprenditoriale marchigiano. Grazie Frida, cioè, voglio dire proprio, tanto siamo rimasti ormai tra noi e forse qualcuno che ci sta guardando, spero, volevo dire semplicemente che l'azione è appunto ad ampio raggio, non guardiamo solo le imprese, oggi qui stiamo parlando delle imprese, ma io come ricercatrice, insomma, e scienziata, tu come un'esperta nell'ambito pubblico delle istituzioni su tutti i livelli, da quello locale a quello regionale, a quello nazionale, a quello internazionale europeo, quindi voglio dire con una competenza veramente trasversale che penso sia difficile trovare eguali, e Claude con le sue competenze di managerialità, di internazionalizzazione, che sono, voglio dire, non devo dire io sulle vostre competenze, però ci siamo messi insieme perché non è che vogliamo portare avanti
una questione. Ora qui stiamo parlando delle imprese, in realtà noi siamo impegnati su dalle scuole alla divulgazione, alla maggiore equità, all'inclusività, siamo a 360 gradi, a dimostrazione che le nostre competenze possono essere spese in tutti i campi e ci stiamo focalizzando in dei campi che sono fondamentali per far crescere le marche, che sono fondamentali per far cambiare indirizzo alle marche. E quindi hai già detto tantissimo sulle scuole, sul nostro impegno, e vado ovunque, sai, le scuole mi richiedano, e molto di frequente, completamente gratuitamente anche per le scuole, qui lo dico, senza nessun obbligo di spesa, vado volentieri a parlare con i ragazzi, sensibilizzarli. Abbiamo portato una scuola di Osimo al premio Nobel alla fisica 2019, totalmente gratuitamente, cioè voglio dire, a spese adesso quelle poche della scuola per far viaggiare la ragazza, però voglio dire che non potevo metterci io, perché altrimenti se avessi potuto l'avrei fatto. Quindi in modo totalmente aperto e, come si dice, pro bono, e proprio per sensibilizzare, per far crescere domani quelli che saranno i nuovi cittadini globali di domani, una comprensione e un'inclusività nella loro mente. Però oggi si parla di imprese e vorrei chiudere ricordandovi che il nostro progetto sull'aerospazio si chiama Explore, con due O, Explore. E vi prego di guardare a tutte le imprese che ci stanno guardando, che ci stanno sentendo, a tutti gli amici che hanno un imprenditore, sicuramente c'è qualcuno tra di voi, visitate la pagina di questo progetto, la trovate sotto www.exploremarche.it con due O, ricordatevelo. Osservate il supporto scientifico che siamo riusciti ad ottenere dai maggiori enti della ricerca scientifica italiana, nonché straniera, compagnie come tale Falegna Spazio che ci accompagnano. Quindi, compresi appunto la Camera di Commercio e tanti altri attori, anche regionali. Quindi vi prego, contattateci, siamo qui, e entrate in questo ecosistema, perché vi stupiremo, ma forse anche voi potete fare spazio. Grazie, grazie Francesca, è stato bene ricordarlo, e chiudo davvero la partecipazione, il supporto scientifico, e qui lo ricordo, di istituti come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Università di Leicester, lo Space Park di Leicester, il Consorzio Nazionale Tecnologico Aerospazio, Women in Aerospace, Gran Sasso Science Institute, rivolgo un saluto caloroso al rettore Eugenio Coccia e alla scienziata, alla professoressa Marica Branchesi. Ecco, davvero, questi supporti scientifici sono per noi motivo di grande soddisfazione, un accompagnamento forte, importante, perché ricordiamo nelle Marche non essere presenti, punti in questo senso. Speriamo, spieghiamo, ci siano presto, però era da parte loro una scommessa, no? Investire su questo settore, su questo progetto. Ha aggregato delle imprese, il sistema delle quattro università, la Camera di Commercio delle Marche, ISTAO, anche Meccano. Ecco, quindi da un punto, dal luogo... Fondazione Occhialini, quindi scuso se sono dimenticata qualcuno, ma ecco, Francesca, anche il CDA della Fondazione Occhialini, abbiamo fatto recentemente azioni insieme, proprio divulgative, anche con gli obiettivi dell'ONU, per delle scuole coinvolte, di ragazzi premiati in ambito STEM. Ecco, questa dimostrazione di quanto impegno ci sia trasversale su queste tematiche che interessano tanti, tutti. Abbiamo anche aneddoti storici che ci fanno sì che le Marche abbiano contribuito anche storicamente a questi primati. Vorrei ricordare qui Giuseppe Occhialini, astrofisico, che con i suoi studi sui raggi cosmici e la fisica dello spazio ha contribuito alla nascita anche dell'Agenzia Spaziale Europea. Enrico Mattei, che mettendo a disposizione, contribuendo alla base di lancio di Malindi, prima ricordata da Claude, ha appunto dato un contributo al lancio, consentendo all'Italia di essere la terza nazione al mondo a lanciare un satellite nello spazio. Ecco, quindi le Marche anche storicamente hanno dato molto, senza dimenticare la storia dell'astronomia scritta da Leopardi a 15 anni. Ecco, quindi questi sono aneddoti di contaminazione varia, però a dimostrazione che questa terra
da tanto, di poeti, musicisti, scienziati, anche scienziati, da tanto, ha dato tanto, è giusto che meriti un posto di prim'ordine nel comparto non solo manifatturiero, ma anche della cultura scientifica STEM nel mondo. Quindi grazie, grazie veramente a tutti, Claude e Francesca, a voi per la costante collaborazione verso Asimo Lab e verso l'amministrazione comunale, vi rivolgo anche il ringraziamento del sindaco, per cui grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, metteremo a disposizione questo evento sulla nostra piattaforma e chi avrà la pazienza di riascoltarlo troverà degli spunti. E ultimo, non per ultimo, ringraziamenti, ripeto, al presidente Gino Sabatini, a Gianluca Dettori, che ci ha dato disponibilità, un personaggio di assoluto prestigio nazionale, ci ha dato disponibilità in questa giornata mondiale delle PMI, quindi particolarmente significativa, ma come lui ricordava, ci sta domenica mattina, non vorrei, scusate, ma insomma, per gli italiani c'ha un senso. Esatto, ci sta accompagnando, avete visto anche le interazioni, diciamo, informali, proprio perché è un tema che con lui stiamo portando avanti da tempo e grazie a lui, insomma, sono sicura che troverà una maggiore identità anche nelle Marche, perché se lo meritano, coinvolgendo anche l'amministrazione regionale. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao Claude, ciao Frida, grazie mille. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'ascolto, a tutti a casa.